Ecco, questo video lo faccio soprattutto per tutti quegli scettici che non credono che possa arrivare la fine del mondo, nonostante tutti i segni ricevuti negli ultimi anni. Ecco, ma faccio questo esempio per evidenziare proprio un particolare importante. Questa è la cucina nella quale il 3 maggio nel 2011 mi stavo preparando il caffè mentre aspettavo di fare la doccia e lavarmi per affrontare la giornata come tutte le altre d'altronde. Ecco, mentre mi preparavo il caffè ero qua seduto ed esplose improvvisamente la cucina, un botto fortissimo che ovviamente ricordo appena appena perché svenni subito venendo scaraventato contro il muro e la cucina stessa qua dietro. Dopodiché, quando mi ripresi, la pelle la sentivo sciogliersi, le mani erano diventate rosse e la pelle simile alla plastica che si scioglieva. Ecco, improvvisamente per me la vita finì in quel momento, anche se qualcuno in cima ha voluto che sopravvivessi. Però la vita che ho avuto dopo, che ho tuttora, è simile a quella di un'ombra, perché non sono più quello di prima e non ho più una vita sociale per questo motivo. Ecco, ma cosa è successo quella volta? Un mese e mezzo prima circa ebbi un brutto segno. Una grande X si era formata in cielo in Piazzale Pagano qua a Milano, sopra di me, improvvisa, ed ebbi una sensazione bruttissima. I brividi li sentivo dentro il corpo. Era un segno negativo, indubbiamente, come se qualcosa dicesse cancellato, terminato, finito. Ovviamente, come faccio sempre, reagì e continuare a fare una vita tranquilla fino a quella mattina di cui ho appena accennato, del 3 maggio, in cui mentre mi preparavo il caffè questa cucina esplose. Ecco, per me è stata la fine del mondo. Questo per evidenziare il fatto che quell'anno era il 2011, il famoso anno dell'Apocalisse, delle trombe dell'Apocalisse. Dopodiché si manifestarono in tutto il mondo dei segni premonitori inquietanti che iniziai a tradurre o interpretare nel 2004, quando iniziai ad aprire il canale o a fare i video, che non ero capace ovviamente, anche per le condizioni in cui ero, mi trovavo con la bocca sciolta e non potevo parlare, le mani altrettanto, che si erano anche riprese, ma non erano molto funzionali. Ecco, questo per evidenziare un particolare, come ho detto inizialmente, per tutti i discettici, che quando succederà, e come dico sempre, di certo non c'è nulla se succederà, sarà improvvisa. Sì, come improvvisa potrebbe essere la famosa tempesta, super tempesta di raggi del sole, che spegnerà la Terra, come hanno evidenziato proprio gli scienziati in Inghilterra nel 2017, l'anno che dovrebbe avuto esserci la fine del mondo, come ho documentato appunto su vari video, attraverso quello che stranamente il Papa faceva. Ecco, un Papa che stranamente è stato messo al posto di un altro Papa vivente nel 2013, sì, il 13, come il giorno dell'apparizione della Madonna a Fatima, che fece vedere appunto dopo un bellissimo miracolo che ha fatto incantare le persone. Ecco, alla fine il sole divenuto color rosso sangue scagliarsi sulla terra e le 70.000 persone videro su di loro la fine del mondo, e questo dovrebbe essere il terzo segreto di Fatima. E anche queste sono cose che ho già evidenziato, interpretato e documentato sui vari video.
Ecco, ma dov'è poi dopo l'altro aspetto importante? È che dopo il 2011, come ho spiegato appunto su una playlist, segni premonitori che annunciano l'oscuramento della vita, si sono manifestati questi sogni, segni premonitori in ogni parte del mondo, come l'acqua dei grandi fiumi divenuta improvvisamente color di sangue, piogge color sangue, e così via dicendo, buche enormi formatosi improvvisamente in ogni parte del mondo, eccetera, eccetera. Ma uno poteva rimanere scettico, ma ciò si è verificato perché alla fine del 2019 è apparso il Covid-19, il coronavirus, che ha ucciso alcuni milioni di persone, infettate altre decine o centinaia di milioni, e adesso sembra che stia passando. Ma mi sembra che stia passando, è un po' un punto interrogativo, perché così come la Madonna fece vedere appunto nel miracolo del sole che dopo un periodo bello il sole sarebbe divenuto color del sangue e precipitato sulla terra, e quelle, il Covid-19 segna probabilmente la fine di quel periodo bello, e per cui potremmo aspettarci qualcosa di estremamente brutto o definitivo. Non solo, si dico non solo perché al posto del sole, come ho fatto vedere, o un oggetto astrale, come ha fatto vedere la Madonna nel suo miracolo, potrebbe essere benissimo un asteroide o un altro corpo astrale che distruggerebbe la Terra. Ma aggiungevo, come ho detto all'inizio, anche la possibilità della supertempesta solare, che potrebbe spegnere il mondo. Non ci sarebbe più internet, non ci sarebbe più elettricità, e come hanno detto appunto gli articoli dei giornali circa 20 giorni fa, ci sarebbero milioni di morti negli ospedali e noi torneremmo ad una vita di un secolo o due secoli fa, quasi priva di tutto quello che abbiamo attualmente. Motivo per cui appunto gli scienziati in Inghilterra hanno stabilito che bisogna creare uno strumento per capire o prevenire anche di poche ore la supertempesta solare per poter mettere al sicuro almeno delle cose più importanti o attivare, eccetera, eccetera. Ecco, come dire, per gli scettici della fine del mondo, questo è un fatto per evidenziare che quando essa arriva non ci avvisa. Così come io quella mattina, pur se ero preparato a livello psicologico, non mi aspettavo che sarebbe successo quello che è successo. Esplodessi la cucina e mi ritrovai improvvisamente senza più avere la vita di prima. Già, sono sopravvissuto. È come dire, non sono vivo, ma non sono nemmeno morto. Forse per testimoniare, come ho fatto attraverso i video, migliaia di video, migliaia di post, pur non avendo una preparazione scolastica, quello che potrebbe avvenire. Ecco, per gli scettici questo potrebbe essere un esempio, un fatto, perché io in effetti allora sentii o percepii che era solo qualcosa che anticipava ciò che sarebbe potuto avvenire nel mondo. E poi i fatti l'hanno dimostrato, perché bene o male quasi tutti i video che ho fatto, delle varie interpretazioni e il significato che ho dato su altre cose, sono stati confermati. Ho detto quasi perché gli unici video trasmessi sono veramente pubblicati, sono veramente decine, sulle possibili fine del mondo annunciate dagli scienziati, perché come avverrebbero quelle fine del mondo o dalle profezie come quella della Madonna, non sono stati confermati perché non è ancora successo. Ecco, sono gli unici video che non hanno ancora trovato una conferma. Quando avranno quella conferma, il mondo non sarà più quello che è adesso, se ci sarà ancora. Ecco, a tutti gli scettici volevo solo dire questo, che non bisogna preoccuparsi se non è ancora successo, perché potrebbe succedere la fine del mondo in ogni momento, soprattutto nel momento stesso in cui meno ce l'aspettiamo.
Ecco perché ho voluto iniziare dalla cucina e racconto di questo breve video. Dalla cucina dove io ho vissuto la fine del mondo che avevo prima. E ora, come ho già detto e spiegato in altri video, non parlo più, se non in via eccezionale, della probabile fine del mondo proprio perché è stato già detto tutto. Rimango in attesa di aspettare quello che la realtà superiore deciderà. Come e quando, nessuno lo sa. Bisogna saper vivere, fra virgolette, in modo normale, in attesa che tutto termini. Un po' come è successo purtroppo a tanti ragazzi che improvvisamente hanno perso la vita e l'ultimo in questione appunto è Michele Merlo. Già, come ho detto, dalla luce della vita che l'ha portato successo e fama con la trasmissione Amici all'ombra, sì, la malattia veloce della leucemia fulminante e poi la morte. Ecco. Se uno vuol guardare i fatti lo può fare e capire che tutto succede se deve succedere improvvisamente. Ma ha una morale come sempre ogni video che faccio. Vivi intensamente la vita nel modo migliore, apprezzando chi è vicino ciò che hai, per non aver paura di terminare quando il creatore, coloro che hanno messo la vita su questo mondo, decideranno di terminare questo, fra virgolette, progetto uomo. Non si sa. Tutto ciò che inizia ha fine. E segni premonitori evidenziati, come ho detto, in ogni parte del mondo negli ultimi, dal 2011 in poi, lo dimostrano. Il Covid-19 anche ed era stato già preannunciato, come ho detto prima, e documentato sulla playlist in cui tanti segni premonitori annunciano l'oscuramento della vita. Sì, l'oscuramento della vita è arrivato con il Covid-19 che ci ha fatto vivere parzialmente una vita che sembra che sia per spegnersi. Ecco, i fatti parlano, evidenziando appunto ciò che è successo 10 anni fa in questa cucina, dimostro che ciò può avvenire, avverrà come sempre avvenuto, improvvisamente. E poi qualcuno in cima deciderà cosa resterà o meno di noi. Io mi definisco solo un'ombra. Cosa sarà dopo il mondo? Lo sapremo dopo. Nell'attesa, agli scettici, voglio solo dire questo, attraverso il video. Bisogna saper aspettare prima di ridere. Perché i fatti manifestati dalla realtà superiore attraverso la Madonna 103 anni fa e in altri modi negli ultimi 10 anni parlano chiaro. Io non ho certezze, come ho sempre detto, nessuna certezza sulla Terra, ma i fatti parlano. E per cui credo a quello che la realtà superiore ha manifestato in questi ultimi 10 anni, più di ogni altra cosa, perché sono fatti e credo, e ho imparato a credere solo nei fatti. Le parole vengono usate solo per illudere e ingannare. Stamattina c'è una bellissima mattina, un sole splendente. Non bisogna dimenticare che ci sono anche giorni di pioggia, non bisogna dimenticare che nella vita tutto è relativo.